Mi chiamo Giacomo e proprio oggi compio 26 anni. Di professione faccio lo studente fuori corso, che in fondo è un bel lavoro. No, ma a me mi va bene. Da 6 anni sono fidanzato con una certa Ines, ma proprio ieri ci siamo lasciati. Lasciati? Diciamo le cose come stanno. L'ho lasciata io. Ciao, Romina. Se, era anche gelosa. Ines. Diceva che a 26 anni uno non può continuare a vivere con i genitori. Deve andare a vivere da solo. Sì, da solo con lei. E poi io con i miei genitori sto bene. Loro sì che mi capiscono. Sono proprio due persone a posto. Sono mica dei pagliacci. Perché un gran bravo figliolo, perché un gran bravo figliolo, perché beh, un gran ogni tanto esagerano. E sempre con noi resterà. Quando avevi 5 anni eri pieno di riccioli in testa. E sai come ti chiamava papà? Trottolino. Già, lo chiamavo Trottolino a sto pustore qua. E adesso guarda come gli stanno le camicie del papà. Specialmente il collo. Eri così carino. Parlavi con quella lisca in bocca. Giacomino, non hai l'impressione che manchi qualcosa? Non so, chi è che manca? La nonna? Ma no, quella meno male che manca, altrimenti ti saluto torta. La musica? Acqua. L'albero di Natale? Acqua. Sarà mica Ines. Acqua, acqua! Mi arrendo, sono tutto bagnato. Ma il regalo, no? Vedi cosa vuol dire invecchiare? Che uno a 26 anni è già rimbambito. E dov'è il regalo? E dov'è il regalo? Non c'è. È per forza che manca, non c'è. Ma ci sarà. Io e la mamma abbiamo pensato che era inutile sceglierlo noi il regalo. Tanto vale che lo scegli tu. E vabbè, ma se dopo mi sbilancio? Sbilanciati pure. Esagera. Se no il papà che cosa l'ha presa a fare la liquidazione? Il tuo papà e la tua mamma non ti hanno mai detto di no. Dai, coraggio. Dai. Su. Siamo a tua disposizione. Piuttosto rinuncia al parrucchiere. Dai, spara un bel desiderio. Su, dai. Voglio andare a vivere da solo. Che hai detto? Ho detto, due punti, vado a vivere da solo, punto. Come da solo? Senza di voi. Da per me. Vattene, J.R., vattene. Lascia stare Romina, J.R., vattene. Sei cattivo, J.R. Oh! Perché? Perché cosa? Quando muore l'inquilina del piano di sopra, compriamo l'appartamento e apriamo la scaletta interna. Ci stai? Ma poverina, c'ho 35 anni, perché vuoi farla morire? E poi non voglio scalette interne. Voglio la mia libertà. Ma insomma, che cosa ti manca? Mi manco io. D'accordo. Noi siamo genitori moderni. Del resto la vita è tua. Vai. No. Esci pure da questa casa. Provatene un'altra. Davvero? No. Oh. Però paticchiare amicizia lunga, eh? Se no dopo va a finire che si discute, poi si litiga. Voglio essere subito chiaro con voi. D'accordo? D'accordo cosa? I soldi me li date voi. We'll be right back.
trovato un lavoro, Io non trovo un buco. Un lavoro di notte, bella. Vendono tutti, non affitta più nessuno. Bastardi. È il telefono amico, io rispondo a quelli che chiamano, che sono a terra, si sentono un po' depressi, vogliono ammazzarsi. Insomma, loro sono giù, io li tiro su. Pronto? Non trovo casa e ho deciso di suicidarmi. Mi tiri su? Ho capito di cosa si tratta. È un lavoro molto interessante. Chiamano un sacco di galline. E se piantassi una tenda in Piazza del Duomo? Potrei sempre dire che abito in centro. Fa fico. Penso che l'altro giorno mi ha chiamato una con una voce pazzesca, mi fa: aiuto! A me è venuto duro subito, Quella lì si è messa a piangere, dice che la vita è uno schifo, voleva tagliarsi le vene, le sue vene, naturalmente. E tu l'hai tirata su? Per forza, era giù. Le ho detto che mezzanotte, appena smontavo, passavo a tirarla su. E invece te l'ha tirato su lei. 75 anni, molle, grassa come un budino, però pelata, Pelatissima, sì. Sono stato molto onesto con lei. Le hai fatto un buon prezzo? No, le ho detto che aveva ragione, faceva bene a suicidarsi. Uè, dove abita questa qui? Perché? Se ha seguito il tuo consiglio c'è un appartamento libero. Allora, mi dica almeno questo, con parole sue, come si provvede al sollevamento idrico in un bacino. Con parole mie? Non lo sa, No, lo sapevo, è che in questo momento... No, dica pure che non lo sa. No, giuro che lo sapevo. Ma adesso non lo sa. Adesso? Ma prima lo sapevo. E se uno lo sa prima, lo sa. Solo che se l'è dimenticato. Io la boccio, questo lo sa. Perché? Ma perché lei non sa niente. E lei che ne sa? E allora risponda. No, risponda lei. Lo potrebbe giurare che io non lo so, Ce la metterebbe una mano sul gas? Io la boccio. E se domani tornassi qui e le dimostrassi che lo so, Se le sparassi la risposta tutta ad un fiato senza neanche prendere una pausa, avrebbe un bel rimorso di coscienza lei. Io la boccio. Bravo! E lei sarebbe uno di quelli che hanno fatto il 68. E lei invece è un somaro, un asino, un ciuccio, di quelli con le orecchie e la coda. Io! Neanche un 18? Vada via! Ormai ho perso la speranza. Piantala, ho detto piantala. Cambia facoltà, no? Passa scienze politiche. Perché? Secondo te cambiando facoltà trovo l'appartamento? Ma di cosa stai parlando? E tu? Ma dell'esame, no? Quale esame? Ma t'hanno bocciato, dico, ma sei scemo. E se andassi a vivere in un residence? Ma va, costa più di 1 milione al mese, con interessi poi. Ma l'ospizio è solo per i vecchi oppure prendono anche quelli sotto la trentina? Parto per l'India a ritrovare me stesso, cedo appartamento semi-ammobiliato, wow! Preso! È ok per me. Naturalmente l'ingresso è sul retro del cinema. Ah, bene, così si vedono i film al contrario. Obviously. Come andiamo su, ricordata? Obviously. Oh, ma non sarà mica l'attico. Più su. Come più su? Sulle nuvole? Wow, le nuvole. Quelle sì che sono crude, le nuvole. Sono crude? Crude. Come il prosciutto. Di più. Più del prosciutto? Wow. Obviously. Così tu vai in India? Yes. Vado a ritrovare me stesso. Non è che per caso ti sei perso qua sulle scale? Qua non si arriva mai. È dura, No, è cruda. L'Occidente è fottuto. Sì? Sì. Dipende. Vuoi sapere una cosa? Qui manca il karma. No, qui manca l'ascensore. Ma
Bella, eh? Mi spiace lasciarla. Ti capisco. Ma scusa, cos'è che c'era scritto nel cartello? Vado in India a ricercare me stesso. No, 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 dopo. Cedo appartamento semi-mobiliato. Allora se c'era anche un portacenere era lussuosamente arredato. Guarda che sacco però te lo lascio. Non ci speravo. Cos'è che avevamo detto poi per il conquibus? Non avevamo detto niente. E allora diciamolo, no? Guarda, l'affitto è al buio. Dura tutto il tempo che ci metto a ritrovarmi. Bella vista! Ti piace? Tutta Milano. E quello lì cos'è, il Duomo? No, qui quando sei triste vieni qua, ti spari un pianto e poi stai da Dio. Guarda, è ancora bagnato. Allora dai, fammi piangere subito a me. Azzarda una cifra. Biglietto aereo. Milano-Bombay. Prima classe. Prima classe? Ma scusa, perché non vai in autostop? Sei già vestito. Ho fretta di ritrovarmi, vedi, cerco un centro di gravità. Permanente? Bravo. Over and over again. Of course. Ah. Senti, ma chiudiamo o no? Chiudiamo. Oh, è un colpo, eh? No, non è un colpo, è un colpaccio questo qui. Problems? Yes. Si tratta di convincere le persone. I vecchiardi? Vedi tu. Vedo. Beh, che ve ne pare? Non posso neanche respirare. Soffro. Ma potevate fermarvi ogni tanto, no? Ci siamo fermati 12 volte. Se io avessi conosciuto quelli del settimo piano, i Magalini, mi fermavo lì. Vabbè, per la prossima volta te li presento. Ma vi siete guardati bene intorno? No, dico, visto bene l'ambiente? Guardate che qui rischiate di fare il più grosso affare della vostra vita, eh? Dov'è l'appartamento? Come dov'è l'appartamento? È qui l'appartamento. È un loft, stile americano, il massimo della New Wave. Ma dov'è la cucina? Non c'è. E il bagno? Non c'è. E non c'è neanche l'acqua, la luce, il gas, il telefono. È per questo che ho firmato subito il contratto. Perché mi sono detto, sai che razza di affare che ti faccio fare al papà? Posso mandare a fanculo tuo figlio? Come? Devo piangere. Allora vieni qua che c'è il posticino suo giusto, dai. Eccola là. Insieme al muro del pianto. Ma cos'è, non vi piace? Ma a voi non vi va bene niente, eh? Io lo trovo così pratico. Sembra l'appartamento di Woody Allen. Posso prenderlo a calci in culo? Che vergogna. Una casa senza armadi. Uè, va che l'invidia è una brutta bestia, eh? La corrente mi sono attaccato al neon del cinema qua sotto. Così la bolletta è a cura della Nikages. Stile dorico. Tazza punk. Occhio.
risolto anche il problema dei rumori molesti. Jukebox collegato con tavoletta. Sono con le spalle al muro. Che bello. Sembra la Casa Bianca. Forza, Giacomino. Ce l'hai fatta. Italia, 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 Italia! Invece di perdere tempo all'università, dovevo fare subito la redattore. C'ho un sacco di idee e non sono neanche culo. Tre piazze, tre quarti, modello maiale in calore. New York, 9 milioni di abitanti, 9 milioni di storie da raccontare. Ed io sono una di quelle. Berlino, un muro, altri milioni di storie da raccontare. Ok, gentlemen, compliments. And now scatta l'operazione lupo solitario. Isola la preda, colpisci e la porta nella tana. Yeah. Il suo tarentola. Grazie, Alberto. Mi chiamo Aerocle. Ma niente. Vieni spesso qui? Una sera sì e una sera sì. Ah, credevo che venivi più spesso. E... di solito dopo cosa fai? Vado a letto. Allora potresti venire da me. Abito da solo. Io invece abito col pianista. Casa mia, abito da solo. Oh! Ma può scadere? Beh? Abito da solo. Oh, poverino, come mi dispiace. Vivere da solo è fantastico. Ti alzi quando ti pare, giri nudo per casa. Però ci sono anche gli inconvenienti, non so, rifarsi il letto, spazzare per terra, lavare i piatti, cucinare. Sembra facile farsi una frittata. Là! Ma cos'è successo? Siete stati a Lourdes? Cos'è quello lì? Ricordiamolo così. Oh! Giacomino, ma non hai nostalgia? Di cosa? Di casa. Ma mamma, è appena 20 minuti che sono via da casa. Di questa casa. Oh, signor papà, ma non sono mica emigrato in Australia, dai. Ma non ti senti solo? Ma come vuoi che si senta uno che va a vivere da solo? In compagnia? Ti senti triste. E tu? Io sì. Io mi sento triste. Tristezza, per favore,
va via. Dai, chiamiamo la zia, che io poi tornerò, oppure no? Sì, tornerò, oppure no? Tristezza, per favore, va via. Feradital, Burkum! Apri, stronza! Apri, stronzetta! Ma come uno dorme? E tu lo butti fuori casa per chi russa? Ma chi russa? Stronza! Chi è che porta i pantaloni qua? Rispondi! Chi è il padrone di casa? Chi è? Ogni volta mi fa fare... Uè! Buonasera! Giacomino! Ho sentito un rumore, tu non hai sentito niente? No! Sai, ne dormi veglia! Cara, non è niente! Le donne! Apri, stronza! Apri! Apri! Signor Giuseppe! Tutto a posto! Tutto a posto. Regolare. Apri, apri, dischiudi. Ciao, Furia. Chiamato qualcuno? No, Adesso che si fa? Ma non so, leggiamo, parliamo. Sì, bravo. E di cosa parliamo? Che ne dici se ti racconto la vita di Daniele Piombi ai giardini di Naxos, eh? Oh, 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 oh. È inutile che fai lo spiritoso. Guarda che io e te qua siamo sulla stessa barca, eh? Ah, sì? Allora Mel, fammi scendere a Monte Carlo, che c'è Massimo Ranieri che mi aspetta. Sì, bravo, continua a farlo scemo, che qua se ogni tanto non ci scappasse la pipì, potremmo anche regalarlo ai poveri. E poi si resta soli e non si ciula più. Soli. No, no. Fermi tutti, anche gli orologi. Hai sentito anche tu? O il postino che suona sempre due volte? Oppure? Eh? Vado io o vai tu? No, no, vado io, tu mi fai far brutta figura. Aspetta, metti tutto a posto. CS, ci siamo! Profumo di donna. È arrivato Ditti col gatto Silvestro. Signor Giuseppe. Un momento. Con comodo. 1978, Argentina, mondiale di calcio. Semifinale Italia-Olanda. Ricordi? Mi ricordo, sì. Primo tempo, autogol olandese provocato da Bettega. 1-0 per noi. Secondo tempo, Zoff perde le lenti a contatto e si fa infilare due smatafloni da 40 metri. Precisi! No, dico, quella sera tua madre non si è voluta perdere l'ultima puntata di Portobello, ricordi? E dove l'hai vista la partita, tu? Da lei? Risposta esatta, vince la bambolina. E ti ricordi che cosa mi hai detto alla fine della partita? Che sfiga! Sì, ma dopo, io non suggerisco. Lo ammetto, signor Mike, non sono preparato. A buon re. A buon re. Re? Mi ha detto a buon rendere! Cretin, minchion, spigon, permesso, attention, population. Uè, Giacomini, azzo. Reggere, please.
con precauzione. Carino qua, bravo. Mi piace questo appartamento, però quanti gradini? 3.000, ma che è sta storia? Scenderli un attimo. Sì, già. Oh, questo lo alziamo, naturalmente. Bravo, bravo, hai fatto bene andare via di casa. Queste sono decisioni che prima o poi bisogna prendere. Aria condizionata, hai visto? Mia moglie l'ha presa mezz'ora fa, ha deciso che mi dovevo levare dalle palle. Vengo a farti compagnia per un paio di giorni. Non te l'aspettavi questa fortuna, boccuccia no. Di rose. Ogni tanto ci vuole una ventata d'aria fresca, d'aria pulita. Guardi che qui non c'è neanche una finestra, eh? Questa è la doccia. Oh, il letto, io dormo qua, eh? Beh, signor Giuseppe, veramente questa qui sarebbe, insomma, diciamo, la mia suite dove io, se lei non ha niente il contrario, gli darei una messa a punto allo spinterogeno. Mi arrendo, mi rendo, te lo lascio. Quante ne hai spennate di gallinelle, eh? Signor Giuseppe! Ma che mi dai ancora del lei? Costa galletto, quante ne hai spennate, eh? E se va avanti così, l'hamburghese qua non ne spenna più neanche una. C'è la battuta pronta, eh? Staremo bene insieme noi due, vedrai. Sì? Sì. Dubbi? Ma cos'è che ti avevo detto io quella volta lì? La vuoi rendere? Sicuro? Sì. Eccola qua, stanza degli ospiti, piccola ma con il piede. Beh, perlomeno adesso non sono più da solo. C'è uno che mi fa compagnia. Pensa che l'altra sera mi chiama una, una voce arrapante da pazzi, e mi fa: fra 7 minuti mi ammazzo. Ma chi è questo qui? Si presenta da me dopo 4 anni e mi dice: a buon rendere. Non è regolare. Che le faccio? Ma signorina, perché si ammazza fra 7 minuti? Perché mi chiamo Ugo, sono un travestito, sono un travestito! Simpatico e simpatico, però un po' invadente. Anzi, diciamoci la verità, è un po' stronzo. Guarda, non so perché, ma da quando lavoro al telefono amico mi sento a terra, mi sento proprio giù. Anch'io. Non si vive di solo telefono. Mi piacerebbe tanto che qualcuno si innamorasse di me. Anche poco. Città maledetta, giungla d'asfalto, ma ti amo. Niente, eh? Non suoni. Eppure lo fai tu, bestia. E dai, fai il professionista. Esplicati. Realizzati. Giacomino, studi con la musica, bravo, bravo, un buon metodo, non è che viene a dare una mano, no, c'è l'andron, guarda questo, tutto sudato, solo 8 piani. Ma cos'è che... Ti presento Fernandino, ex terzino dell'Atalanta, detto piede di moquette. Piacere. Ma se qui ti dimentichi di comprare le sigarette, cosa fai? Mando giù te a prenderle. Scusa Giuseppe, sì. Ma non avevi detto solo un paio di giorni?
E valeva la pena che King Kong facesse tutta questa fatica? Ah, ma tu non sai ancora la bella notizia. Non mi fermo solo due giorni. Ah, no? Mi sa tanto qualcosina di più. Contenta? Dai, dai, vai a fare un caffè a Fernando, che se la merita, poveraccia. Anzi, fanne due belli, forti, ristretti, so. Due? Sì, sì, uno pure per te, vai, vai. Che gentile. E tu che stai a fare là? Eh? Dai, perché non vai a prendere il materasso? Su, così quando torni trovi un caffè bello caldo, vai. Da solo? Ah, io c'ho l'erne del disco, mi volete vedere morto? Magari ti danno mano a Giacomino, su, corri, vai. No! E mi pare giusto! E mi pare giusto! Non mi far perdere tempo, Fernandino, corri, su! Dai, trotta, cavallino! Ah, che sederino! Io non ti mando a prendere il materasso! Ancora non mi conosci. Di un po', ma qui... Eh? Qui... cosa? Femmine. La parola femmina, non ti ricorda niente? In teoria sì. No, perché non è che brulico. Non ti sei dato ancora da fare, eh? Da quando vivo da solo avrò chiesto ad almeno 10 femmine di venire a stare qui. La prima mi ha risposto che non voleva lavare le mutande per l'uomo sbagliato. 4 mi hanno chiesto 500.000 al mese e 5 non mi hanno neanche risposto. Meno male che qui sotto c'è un cinema porno. Con 4.000 lire alla settimana mi tengo aggiornato. Ho capito, va. Te l'organizzo io la vita a te. Te l'animo io, sta casa. Domani ti organizzo una serata alla grande con 2 donne di prima categoria strarusso. Tu basta che compri la spesa. Uè, uè, roba di classe, mi raccomando, eh. Prepari una bella cenetta. Ah, certo. Domattina, primo, grande lavatura della casa. Secondo, sistemazione letti. Terzo, strigliata vetri. Excalibur. Beh, praticamente è tutto un ambiente. Sembra un po' un garage, ma... Oh, eccolo qua! Ciao, Giacomino! Ciao! Ciao! Finalmente! Ciao! Ma che cosa hai fatto, eh? Tutto questo tempo? Bravo, bravo! L'hai già svelato la mia identità? Tutto gli ho svelato, anche del tuo galletto! Kikiriki! Sì, kikiriki! Adesso ti presento. Però che te ne pare, eh? Ti piacciono, sì o no? Rispondi. Urca, dove l'hai trovate? Sulle ore? Pinadina, poi approfondiamo meglio chi sono, eh? Giacomino, il nostro ciao, artista, ciao, il nostro collezionista. Come collezionista? Taci. Giacomo. Bonsoir. Ecco, bravo, bonsoir. Come si dice alla bionde? Ciao. Ciao. E all'amore te? Bel figon. Oh. Bel figon, esagerei. Io avrei comprato 2 veleni afrocubani per dare un touch of class alla serata. Anche la lampada. E bravo Giacomino, però mi sa tanto che invece di accenderla la spegniamo sta lampada stasera. Ma no, questa è tutta atmosfera, luce rossa, hardcore, gola profonda, Emmanuel Grigia, incontri ravvicinati di un certo tipo. Pina, Dina, Dina, Pina. Eccole qua. Mettetevi in libertà, eh? Ma cosa gli hai raccontato? Collezionista, artista? Sono ragazze fini, amano l'arte. Sì. Non mi fare domande, dopo ti spiego. Quanti ne hai venduti oggi di capolavori, eh? Ah. Mercantone! Allora era un trucco. Giuseppe, finalmente ti ho capito. Sei un genio, geniale! Ma ce n'hai messo però di tempo. E allora, prima categoria stralusso o no? Giuseppe, bravo, bravo. Giuseppe, sono fantastiche. Senti, ma tu quale ti prendi? Io veramente avrei puntato Pina. Sì? Allora io mi prendo Dina, eh? Sì. Ma qual è Dina? Ma che ti frega? Che ti frega? Torniamo all'attacco. Champagne! Eccoci qua! Bimbe! Là. Attenti a quei due! Reggi bene Giacomino, reggi bene i bicchieri! Non versare, Giacomino, non versare per terra, sennò ti stacco la mano. Alla signora di destra ci penso io. Ecco, bravo Giacomino, così. Signora! Grazie. Cin cin! Per brindare un incontro... alla tua, Dina. Beh, no, veramente io sono Pina. Cambio? Di già? Perché no?
Signore Change! Bene, come hai detto che ti chiami tu? Pina. Pino. Mi fai bere nel tuo bicchiere? Voglio bere i tuoi pensieri. Oh sì, bevi, bevi. Bel nome, Pina. Oh, Pina. Come Zoff. Pina Silvestre. Spero di fare gol nel tuo cuore. Buona questa. Palla al centro, dine un'altra, va là. Fammelo fare. Aspetta. Sono tutto sudato. Ma cos'è che fai? Dai, mai visto pulino. Loro? Sono già gli anticipi. Dai, posso darti anche una caparra? Senza complimenti. Mo dai, Giacomino, come corri? Creiamo un po' d'atmosfera prima, no? Ce l'hai un po' di musica? Come no? C'ho il jukebox. Non urlare, pensa! Giacomino dove va? C'era una volta un lupo che mangiava le pecorelle. Ancora! Ma cos'è tutto sto cipollamento, su? Ma come spicchi? Chi ti tocca a te? Io sono romantico. Un'ora. Ma cosa c'è? Ho già scoperto una zona erogena. Dove sono le altre? Dai, dammi la piantina. Aspetta bene un pochino. Te piuttosto, c'hai niente da farmi vedere? Come corri, Dina. Sembri una Ferrari. Buona questa, eh? Ferrari, Dina, Dino, eh? Non è male, eh? Una meraviglia, guarda. Ma gli oggetti d'arte? Guarda che il tuo amico ce l'ha detto, sai. Dai, tiro fuori la collezione, eh? Quale preferisci vedere? Primavera, estate o autunno, inverno? Pitti. Dai, non fare lo scemo, tanto lo so che da qualche parte c'hai un Picasso, eh? Ma veramente al massimo c'ho un poster di Romina Power. Fai il furbetto, eh? E scommetto che lo tieni anche nella camera da letto, eh? Cassandra! Come hai fatto a indovinare? No. Eh? Cos'erano? Ragazze fini, prima categoria extra lusso, eh? Pistola! Ma lo sai che sto pezzente ce l'aveva sul serio il poster di Romina Power? Questi invece sono un gran maiale. Uè, ragazze, io c'ho tre figli, ne? Ma non saranno mica cariche. No? Sì, sì, deficiente. Ma cosa gli hai raccontato? Che sono il figlio di Bolaffi? Io? Lui un pezzo raro! Un pezzo raro di stronzo! Portatevi via lui! Piano, eh? Andiamoci piano! No, no, piano, subito, via! L'uccello no! L'uccello no! Sono troppo io l'uccello! L'uccellino, no! Mi raccomando, fatti bravi, sabadoni! Sabadoni! Ciao, Busoni! Pirro! Mm-hmm.
Compagnia, te la animo io la casa, l'anima degli mortacci tua è animato, com'era? Ragazze fini, molto fini, da fini a Modena che mangiavano un panino con la mortadella nel cesso, le trovate quelle lì, Italia-Olanda a buon rendere, maledetto il calcio minuto per minuto, maledetto il giorno che sono andato a vivere da solo. Basta, me ne vado. Torno da mia madre. Ah, bene, anche il diluvio ci si mette adesso. E ogni tanto se mi gira vado anche a trovare tua moglie. La casalinga è inquieta. Non vorrei. Stacci tu qua, te la subaffitto. Ciao, casinista pentito. No, no, no. Alleluia, alleluia, alleluia. Ciao. Ciao. C'è Elio? Prego? Elio, il padrone di casa. Ah, lo strafattone. No, non c'è. È andato in India a ritrovare se stesso. L'appartamento l'ho affittato io. Oh, merda. Come merda? Ho speso una cifra. Adesso come faccio? Elio mi aveva detto di venire qui. Io ho fatto 2000 chilometri, a Milano non conosco nessuno, sono tutta bagnata. Beh, non so. Tu stavi partendo? Ch'io? No, stavo andando giù a buttare la spazzatura. Nella valigia? Eh sì, sai, noi artisti, collezionisti, gente strana, non farci caso. Vieni, prego, entra. Fuori piove a catinelle. Chissà che male. Ah? No, dico le catinelle, no. Carino qui. È molto casual. È una casa jeans. Senti, io non so proprio dove andare. Sì, per questa notte resto qua a dormire. Ti scoccia? Beh, ci dovrei pensare un attimo. No, non mi scoccia. Sei un angelo. Io mi chiamo Françoise. Io no. Io mi chiamo Giacomo. Ma quello chi è? Piacere. Ah, niente, un ex ospite della casa. Proprio stasera ha deciso di andarsene via. Vieni, vieni. Che fa legato? Ah, niente, avevo un po' di fame, allora l'ho legato prima di metterlo nel forno. Il voltino di maiale, vai in camera tua a fare le valigie. Presto, per piacere, vai. È un po' pesante, ma non è cattivo. Con un po' d'origano si lascia mangiare. Adesso avrei proprio bisogno di una bagna calda. Hai fame? Ah? Oh, vuoi la bagna calda? Purtroppo però oggi in cucina le specialità torinesi non è che siamo... Ma no, cosa dici? Un bagno, vorrei prendere una doccia. Ah, però non portartela via, eh? Là, dove c'è il tenente Sheridan, vedi? Eh? Sì, qui nel poligono. Da stasera la svolta, Italia-Francia 2-0. Anzi, 3. Stasera mi sento in forma. Giacomo! Che spazio! Niente paura, musica antirumore. Dicono tutte così. Mi scappa di fare una doccia e poi invece gli scappa di... Musica! A noi due, Cotechino. Ti do 2 minuti per tornare da Falcao. Giacomo? Dove sei? Sono qui. Torniamo qui? Beh, visto che c'è il letto. Allora io me ne vado, eh? Sicuro? Sì, sì, ciao. Via, via, via. Mademoiselle? Non è che per fare restare me hai mandato via lui? No, è per fare restare me che ho mandato via lui. Ma com'è che sei arrivata qua a Milano? Ma così. L'anno scorso ho conosciuto Elio a Ibiza. Ah, tu Elio? Ma dai, Elio è diverso.
Da chi? Ma è Froscio. Oh, poverino. Che è poverino? Poverino, te lo dico io. Ma ha un po' di problemi. Come tutti. Anche io sto cercando me stessa. Ah, anche tu? Come mai? Perché a un certo punto ti accorgi che non succede a casa, non succede a scuola e che invece succede fuori. Succede cosa? Ma non lo so, appunto sto cercando. Certe persone ci mettono più tempo che le altre per ritrovarsi. E tu è da molto che ti cerchi? Da un po'. Ho fatto dell'autostop in Germania con degli amici, anche loro cercano se stessi. Coltivano patate in una comune. Ah, l'ho letto anch'io da qualche parte che coltivando patate ci si ritrova. Beh, si lavora con le mani e ci resta tempo per pensare. Io invece studio architettura. Studio. Anche io studiavo, ma non riuscivo a concentrarmi, perché sapevo che succedeva in un'altra classe. Questo qui è un 2 plus. Magari succede qui, no? Magari. No, magari lo dico io, magari. Io di solito dormo nudo. Ti dà fastidio? No, no. Anche io dormo così, non hai visto? Ma va? Non me ne ero neanche accorto. Senti, spengo la luce? Perché? Tu dormi con la luce accesa? Io no. E tu? No. Certo, al buio è meglio. Oh, dipende. Certe volte quando faccio l'amore mi piace tenere la luce accesa. Che c'è? Non hai sonno? Beh, insomma, proprio questo gran sonno non ce l'ho. Io invece muoio al sonno. Ah. A me piace fare l'amore con la luce spenta. Dirai, sei timido? No, è che il buio mi dà sicurezza. È strano. A me la luce mi eccita. Ma che c'è ancora? No, niente, volevo guardare che ore sono. Che ore? Sono quasi le 2. Dai, come tardi, dormiamo. Io di solito mi addormento alle 3. Ma certo, dormire è inutile. Invece di dormire si potrebbe fare un sacco di cose. Ma che fai? Volevo prenotarmi per la risposta. Ah. Françoise. Volevo chiederti un favore. Ti dà fastidio, lo so. Vuoi che vado a dormire di là? Oh, guarda che io non sono mica Elio, eh. Allora dormiamo. Dormi? Io sì. E tu? Anch'io. Ma lui no. Ma lui chi? Niente, dormi, dormi. Oh. Ciao! Ma non ti avevo buttato fuori? Cosa sei, un boomerang? Sapessi che gente circola di notte, mamma mia. Ho fatto 2 volte il giro del palazzo, non è cosa. Meglio casetta. Oh, amico, forse non ci siamo capiti bene. Io ti ho cacciato di casa. Vabbè, un momento di rabbia capita a tutti. Ti ho già perdonato. Grazie. Prego. Coffee? Coffee, coffee. E poi che amico sarei a lasciarti solo come un disgraziato? Saresti un vero amico. Sugar? Yes. E allora dimmi, l'hai castigata? Chi? Come chi? L'animalona francese. No. No. Perché è obbligatorio? Ma come? Tu passi tutta la notte con una femmina! Nella stessa stanza, nello stesso letto, magari nudi, confermi? Non colpisci, Giacomino! Non c'avevo voglia! Perché uno deve sempre timbrare il cartellino? Capita il giorno che non hai voglia di andare a lavorare! Ho capito, tu sei fuori gioco, entro in campo io! No! Io lo dicevo per te, sai! Il titolare sono io
e la partita la finisco io, va bene? Però mi raccomando, Giacomino, facciamoglielo il discorsetto, lungo breve che sia. Sì, eh? Ma sì. Ma dici che non si offende? Sì. Quello s'offende. Oh, è francese quello. È francese, non si offende. Oh, che poi qua non siamo mica la pensione Ciulaminga, eh? Ciulaminga. No, chi se Ciula no? Oh. Se Ciula no. Glielo faccio sì il discorsetto. Ma glielo devi fare. Oh, ma mica perché me l'hai detto tu, no, eh? No, no. Io lo dovevo già fare il discorsetto. Ma certo. Secondo te non li faccio il discorsetto? Ma a quella là, tutta la notte. Accendi, spegni, spegni, accendi. Accendi. Oh, sono mica un albero di Natale. Albero. Chi è l'albero di Natale? Io. No, io non sono un albero. Oh. Discorsetto. Adesso vado a fargli il discorsetto. Ma certo. Anzi, sai cosa gli dico? Che gli dici? Gli faccio un discorsetto. Ah, ecco. Questo devi fare. Glielo sto già facendo. Discorso. Porco Giuda. Beh, magari glielo faccio quando si sveglia. Giacomo? Sì? Le volevo dire qualcosa? Chi, io? No! Perché io, invece, ti devo dire qualcosa. Sì? Tutta la notte che ci penso. Non ho chiuso un occhio. Io non li ho chiusi tutti e due. Giacomo, è stato fantastico stanotte. Ma veramente non ho ancora fatto niente. Ho capito come sei. È stato bellissimo. Grazie della fiducia. C'è stato un momento che, se solo tu mi toccavi con tue belle manote, io sarei caduta nelle tue braccia come una pera. Ma è stato meglio così. Giacomo, posso restare qui da te per un po'? Come stanotte? Posso? Sì, va bene, puoi. Sei contenta? No. Sono disperata, Giacomo. E la Madonna. Capita a tutti un momento no. Anch'io stanotte ho visto il baratro. Giacomo. Non so chi sono. Non so che faccio. Non riesco a ritrovarmi. Io devo assolutamente ritrovarmi stessa. Oh, ma allora è una mania. Avete provato l'ufficio oggetti smarriti? Ma no, oh, guarda che scherzavo. Giacomo. Sei stato così carino con me stanotte. Ha cercato di approfittare di me. Ha cercato di fare l'amor con me. È la prima volta che mi capita un uomo così. La prima volta? Sì. Perché invece di solito tutti gli altri... Tutti. Tutti ci provano. Tutti. Io invece... È stato meraviglioso. Grazie. Prego, non c'è di che. Adesso per prima cosa devo trovarmi un uomo. Eh? Un uomo? Sì, un uomo giusto. Dice che vuole trovare l'uomo giusto. Boh, c'è quello giusto perché ha la grana e non sono io. Pensa che l'altro giorno il telefono amico ci hanno staccato il telefono. Il proprietario non aveva pagato la bolletta. Dico, ma è possibile. Poi c'è quello giusto perché è intelligente. Uh-huh. E in quel caso avrei delle buone possibilità. Uh-huh. Anzi, ottime direi. Sì, sì, comunque fa una settimana ci riattaccano tutto e così ho finito perché in casa non ci sto. Andar fuori mi incazzo, il buio mi deprime. E poi non bisogna sottovalutare la dotazione bellica, eh? E su quel terreno lì, modestamente, partirei in pole position. Oh.
Ancora i ladri? Pina e Dina? No, eh? Giacomino, ma che fai? L'antifurto. Tu piuttosto, cos'è che fai in giro a quest'ora, eh? Sono con un uomo. Quello giusto? Credo di sì, ma è molto timido. Vai di là, ti prego, non ti far vedere. Credo che è quello giusto. Quel che è giusto, è giusto. Merda! Non è quello giusto? No, è una sigaretta? Non fumo. Non è lui, non è lui, non ci siamo. Eppure sembrava così tranquillo, così timido. Come ho fatto a sbagliare? Né uomo né tela, lume di candela. Eh? No, dico che magari al buio non ti sei accorta che era... Uno stronzo, mi ha messo subito la mano qui. Chiamalo stronzo. Giacomino, io non posso dormire con lui. Nemmeno io. Ma come faccio a dirglielo? È semplice, vai di là e gli dici, guardi, mi scusi, mi sono sbagliata. Non posso, non me la sento. Vai tu, ti prego. Ma cosa gli dico io? Ma di lui quello che vuoi, tu vuoi una scusa, ma mandalo via, io non lo voglio più vedere. Sicura? Sì, ma non essere aggressivo, è così timido. Va bene. Non ti preoccupare, Françoise. Ci penso io. Adesso vado di là dal timido e gli sparo due bei calci nel culo. Va bene? No, Giacomino. Gliela faccio passare io, la timidezza. Ripensare. Grazie. Buongiorno. Chi è? L'uomo in ammollo? Non era quello giusto, eh? Pensa, voleva portarmi in weekend a Ronco Bilascio. All'area di servizio? Il sogno della mia vita. Ciao. Indovina chi viene a cena? A bebè, un rifugiato politico. E sei venuto a rifugiare qui all'ostello della gioventù bruciata? Bah. Già, Moro. Com'era? Giusto? No, poverino, aveva un problema. Mal d'Africa? No, non ce la faceva sessualmente. Ma va? Ma come, stanno sempre lì a menarla con questa storia che i negri... Bah. E invece non è vero niente. Meno male. Il deserto dei Tartari. Bene. Giuseppe, dove sono le lattine fresche? Vogliamo lasciare i nostri ospiti a gola secca, eh? Guarda che dopo me le ricompri tu con i soldi della vincita. Aia, sto già sotto di 50. Prestami un paio di 10.000, va. No, non ce n'è più di liquidi. Momento. Tris. Scala. Hey man, what a nice place you got here. E questi chi sono? Starsky e Hutch? Sure, give me 5. Ah, operazione 5. Hey man, vuoi anche tu 5? Sure man. Yeah. Boom. Oh, please. Shit. Who's that guy? My little brother, Giacomino. Da te, uno fa tanta fatica per costruire un'azione. Pronto, mamma? Sono io. Io chi? Come io chi? Andiamo bene. Cos'è che fate? Stiamo andando al cinema. Sì, certo, viene anche il papà. Viene anche la zia Alberta.
Libidine. Che film andate a vedere? Che cosa andiamo a vedere? Mefisto, ce l'eravamo perso. Mefisto, ce l'eravamo perso. Ve lo siete perso? E tu? Beh, io me lo perdo ancora per qualche anno. Ciao, mamma. Beh, ciao, eh. Ciao. Chi era? Giacomino. Andiamo là. Françoise? Françoise? Giuseppe? Che si va alle 5 di una domenica di mezza estate. Volevo ben dire. Mamma! Non ce la faccio più, Giacomino. E lo so, le scale sono tremende. No, no, no. Non ce la faccio più vivere con tuo padre. Cos'è? Avete ancora litigato per Dallas? Da quando te ne sei andato via tu? Siamo diventati due strani, non ci parliamo più. Lui fuma, io lavoro a maglia. Se non mi viene da sternutire, guarda, stiamo anche 3 ore in silenzio. Ma scusa, oggi non eravate andate tutti insieme al cinema anche con la zia Alberta? Sì, ma quando lui è uscito all'intervallo a fumare, io sono scappata. Giacomino, posso venire a vivere con te? Ma mamma, allora stavo a casa io, facevamo prima, no? Non ti darò fastidio, Giacomino. Dicono tutti così. Guarda, Giacomino, sei per i tuoi amici che ti preoccupi. Guarda, puoi sempre inventare una cosa. Puoi dirgli che io sono la tua governante di quando eri bambino. Sì, magari in Svizzera. Ma dai, smettila. Ma cosa ne importa? Ma a me non me ne importa niente. E poi mi posso sempre rendere utile, no? Stai attento adesso che questo è il papà. A lui cosa gli facciamo fare, l'autista? Li faccio guidare il sidecar? Uè, sei papà, non aprire, eh! Buona. Ciao. Ciao. Chi è? È una mia amica francese che abita qui. E quello chi è? Arturo, viene da Roma. Che c'è, Arturo? Bella sta garzania, mi piace. Ma chi è questa signora? E io sono la nuova governante. Ah, bene. La signora che c'è, apparino? Magari che la mortadella, sa, se scale mi hanno messo una fame. Oh, dico, ma l'educazione dove l'hai lasciata? Sulla cassia? Ma via, Giacomino, non essere maleducato. Se il tuo amico ha fame. Ma quale amico, mamma? A me allora è tua madre. Sì, e allora? Asciugami, io sto a morire. Ma signor, se ci piazza dentro a 2 citrallini, famo proprio una finezza. Che simpatico! Ma quale simpatico? Mi scusi, ma i cetriolini li abbiamo finiti. Ho chiesto 2 citrallini, mica il caviale. Scusi signora, Arturo è naif. Sei un naif, allora attacchiamolo al muro, eh? Perché? Ma via, 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 non facciamola tanto lunga per un panino, via. Ma... non vorrete mica litigare, lo vado a fare io, eh? Aspetta signora, le do una mano. Ma Giacomino, anzi, fa troppo lunga. Tieni giù le mani, eh? Venga, venga, bella francesina, come si chiama lei? Françoise. Ah, e cosa fa qui in giro per il mondo da sola? Sola. Cosa fa, studia? Sì, anatomia del corpo umano, possibilmente maschile. Oh, alzazzami, ragazza, eh! Ah, tu e Françoise. Perché? Ne stiamo parlando. Speriamo che cada il discorso. Pesca? Quale pesca? La canna, come dite qua a Milano? Uno spinello, un joint! Un cannone vuoi dire? Ma sei scemo? Guarda che di là c'è mia madre. Perché? Te formalizzi? Io no, ma forse lei sì. Vabbè, io mi vado a fare, dove sta il cesso?
Sta là. Ehi là, bimbi! Giacomino, arriva il rinfresco. Eccolo qua, il tuo salvatore. Buonasera. Chi sei? Ma questo è giusto, eh? Neon? Dai, dai, Fernandino, ritmo, ritmo. Cosa mi fai fare? Poggiala lì. Guarda che l'ha portato. Cos'è? Ti sei fatto portare su un puff? Ma che puffi e puffi! Ti presento Aida. Popi, popi. Grandi prestazioni. Oh, Madonna. Signor Giuseppe! Signora! Al buon vento! Anche lei qui? E come mai? Signora mia, sono venuto a trovare Giacomino. Se non lo controlliamo un po', chissà cosa ti combina questo birre bag, tutto solo. E questi signori chi sono? Questo è il mio amico Fernandino, ex punta di diamante dell'Atalanta. Alzati, vittima innocente del calcio scommesse. L'unico non perdonato. Piacere? Nell'intimo sono un signore. Hai detto abbastanza. E questa signorina? Questa invece è l'Aida, fa il mestiere più antico del mondo. L'assistente sociale, mamma. Fa l'assistente sociale. Pensa che brava questa ragazza. Stavamo appunto parlando sulla fame nel mondo. Vedo, vedo. Ma quel tuo amico che aveva tanta fame, quello di prima, dove è andato? Deve essere andato di là. Volete che vi offra qualcosa? Niente. Beh, un caffè? Se c'è un altro panino. Bene, bene. E lei, signorina? Buona. Buona. La Madonna. Signor Giuseppe. No, signora, io non consumo, grazie. Un liquorino, un amaro. Ma dove siamo? Al bar qui? Ma non fare così. Ma lo sai che l'ospite trattato male non torna? No, no, questi qui anche se li torturi tornano sempre. Ma cosa c'è oggi? Il festival bar? Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Questa qui ha già tentato 6 volte il suicidio. È una delle mie migliori clienti. Voglia di vivere saltami addosso. E ti è andata sempre bene? Dipende dai punti di vista. Chi è qui, Miss Allegria? Come ti chiami? Serena. Il nome postumo. E nome da viva? Sono apatica. L'ho portata lì per divertirsi un po'. Ha detto che se supera la crisi, poi me la dà. Sì. Se supero la crisi, poi gliela do. Visto? Uè, è un bel suspense, eh? Bene, allora intanto raggiungete gli amici, che c'è un festino di là. Mi raccomando tu, non divertirti troppo, eh? No. Arturo? Arturo, apri! Apri, Arturo! Cosa succede qua? Cosa sta succedendo? Non so, forse senti male, non apri, chissà che si fa! Lo so io che si fa qui dentro il portospino. Apri, scemo! Vieni fuori! Per piacere, vieni fuori! Come si è fatto? Male sei fatto! Anzi, adesso ti faccio male io a te! Amore! Quale amore? Oddio, che batto! Che batto! Non avevi smesso? Siamo rovinati! Ma che cos'è questo fumo? Niente, no. Cos'è questo odore? Metti via la canna, metti via la canna. Ma che siano nero, signora, abba forte! Avete fatto uno spinello, eh? Ma no, mamma, è stato lui, noi non c'entriamo, eh? Signora, prova, gradisce? Ma sei scemo? No! Ma mamma! Dai! Bisogna provare tutto nella vita, no? Ma guarda che si comincia sempre così e dopo si finisce che... Ma che senti, abbracicone? Che senti? Ma dai, dai! Lasciami fare! Mamma, non fare la bambina, daglielo indietro, daglielo indietro. Buono! Andati che roba! Ma mamma, allora tu ti droghi? Ma dai, l'ho visto fare a TG Luna. Gagliarda, mami, eh? Ma tu sai che tua madre è proprio simpatica, ancora più simpatica di te. Mamma... Prova? Ma no, io lo conosco, non mi va, non mi acchiappa il fumo. Ma
Ma chissà cosa t'acchiappa a te. A me niente. Voglio vedere a te adesso, quando t'acchiappa il tourbillon dei sensi. Ah, rilassati. Non mi fa niente. Non mi sento niente. Sì, niente. Aspetta che vada bene in circonvallazione. Poi me lo racconti qua il melone come si spappola. È andata? Come è andata? Dove è andata? È fatta. Come fa? E comincia a fa... Oh, Madonna. E questo dove l'hai imparato? A tam-tam? Non essere noioso. No. No. Sì. Dai, vieni a ballare con la tua mammetta, dai. Ma se lo vuoi... Ah, guarda, se le viene da vomitare è peggio per lei, io l'avevo avvertita. Ancora! Chi è? Sono papà! Oh, Dio! Se le fa l'antidoping siamo rovinati. Pirla! Come che pirla? Mio papà! Oh, sì! Papi! Ciao, papà! Ciao! Piacere, Nichetti. Françoise, mio papà. È qui da te la mamma? Sì, è venuta qua perché era in crisi. Benvenuto nel paradiso artificiale! Fagiolino mio! Fagiolino! La mamma che si è fatta. Ma che tipo di crisi è? Esistenziale. Dice che deve ritrovare se stessa. Ah. Signora! Un tornedò! Sì! 20 anni! Lei ha 20 anni! Ha detto che è in crisi, eh? Oh! Detto così, poi non lo so, In 29 anni di matrimonio non abbiamo mai ballato, neanche una volta. Ah, ma è per questo allora, forse deve recuperare. Eh? Il video sulla vita. Vieni a ballare con me, fagiolino mio, vieni. Ma che cosa vieni. Vuoi fare? Lo sai che non so ballare. Balla, fagiolino. Cosa vuoi fare? Ma lo sai che non so ballare. Oh, non so ballare, signori genti. Sì, Anna, che c'è? Ma non mi far prendere questi spaventi. Via, via, aria! Non vedete che sta male? Mamma! Deve essere stata quella roba a farmi male. Che roba? No, niente. Ha preso un tranquillante e ci ha bevuto sopra. Oh, signore. Mamma, vuoi che chiami un dottore? No. Non succede niente, eh? Aspetta. Ci vuole un attimo. Aspetta. Già mi sento meglio, aspetta. Mario, portami a casa. Voglio andare a casa mia. Sì, a casa con papà? Sì, a casa mia. Sì, Stella, ti accompagno io. Ma mamma, davvero, se vuoi chiamo un dottore, Ci vuole un attimo. No. Guarda che non succede niente. No, stai buono. Scusa, mi porti a casa tu, papà. Mi dispiace. Scusa, tesoro, scusa. Ciao, mamma. Io come mi dispiace. A casa, Mario. Ciao, papà. A casa mia. Nel mio letto. A casa.
Signori, è stato un piacere. Dai, vieni via, tu, che poi ti spiego. Ha superato la crisi, eh? Se siamo visti. Sei sicura? Sì, ho deciso. È strano. Cosa? No, dico, è strano. Come alle volte uno vorrebbe dire delle cose ma non ci riesce. E io lo so quello che vuoi dire. Tu vuoi la tua indipendenza, è per questo che ne me vado. Non era giusto andare avanti così. Anche tu hai la tua vita, sei sua, l'hai da vivere. Era proprio di quella che ti volevo parlare. Io... non posso darti fastidio, tu hai sicuramente le tue donne! Chi? Le tue donne! Ah! Ma sei stato così discreto che adesso mi vergogno di me! Di me? No, di me! Non me vado, Giacomino! Così potrai ritrovare la tua libertà! Le tue vecchie abitudini! È meglio per te! È meglio per me! È meglio per tutti! Soprattutto per lui! Piccerini, lo vuoi un passaggio? Grazie, molto gentile! A te no però, Piuttosto faccio un rally con Balanzasca! Ciao! Grazie, ciao! Stai attenta! Anche lei, mi raccomando, sa, poverina, è francese! Fai fare a me, so io quella che ha già fatto! Sì? Ciao! Mi capita sempre così. Quando c'è una roba che mi interessa veramente, me la lascio sfuggire sotto il naso. Ma ho deciso, Da oggi basta. Basta con le donne. Questa è Ines, la mia ex. Porco Giuda, non faccio che pensare a Françoise. A che stai pensando? Io? A niente. Stai pensando a Françoise? Come cavolo ha fatto? No, come ti è venuto in mente? Guarda che non sono mica gelosa, Perché non mi parli un po' di lei? Che tipo era? Ma niente di speciale. Piccolina, denti marci, uno ogni quarto d'ora. Zoppicava anche un po', Proprio un tipetto insignificante. Sicuro? Allora ti piaccio di più io. Ma scherzi, non c'è paragone. Non c'è proprio. Giacomino, credo che non abitavi più qui. Ti ho aspettato tutto il pomeriggio. Ti presento Ines. È la tua fidanzata? Ne stiamo parlando. Sono 6 anni che ne stiamo parlando. E va bene, non c'è fretta, proprio adesso... Per fortuna aveva ancora le chiavi dell'appartamento. Sono di passaggio, sono stufa di girare, torno a Parigi. Sola? No. Questa volta ci siamo, ho trovato quello giusto, sono sicura al 100%. Al 100%? Sì. L'ho incontrato a Palermo, si chiama Calogero. Di Palermo, Calogero? Sì. Ma va? Calogero! Buonasera! Calogero, non vuoi conoscere Giacomino e... come ti chiamo? Ines. E Ines?
No, François, io sono stanco e non ci tengo a certi inconvenevoli. Io ti aspetto in camera. Sbrigati. Simpatico Calogero, eh? Gli piace stare in compagnia. Devi scusare, è un po' duro, ma sa quello che vuole, mi ha aiutato molto. Molto? Ma adesso devo andare anch'io, dobbiamo parlare. Ah. Buonanotte. Buonanotte. Zoppicava, eh? Oh, fino a 10 giorni fa. Poi sai, oggi la medicina fa miracoli. Beh? Hai sentito anche tu? Cosa? No, di là. Mi sembrava che gridavano. È possibile? Ma secondo te stavano gridando perché litigavano? Oppure perché... Io opterei per la seconda ipotesi. Tu dici, eh? Perché ti secca? A me? Cosa vuoi che me ne freghi a me se urlano? Per me possono anche sbranarsi. Solo che non riesco a concentrarmi. Il rumore mi disturba la concentrazione. Però quando l'abbiamo fatto nella fabbrica del ghiaccio il rumore non ti dava fastidio, eh? Cosa c'entra? Era anche 3 anni fa. E poi il freddo aiuta. Eh già. E poi ancora non conoscevi quella squinzietta francese. Ah, perché? Secondo te io sarei geloso della francese? No, eh? Ma sei matta? Ma hai visto con chi si è presentata? No, dico, Calogero, mica Lendelon. Oh, e secondo te io mi metto in competizione con Punta Raisi? E poi te l'ho già detto, a me di quella lì non me ne frega niente, eh? Te lo devo ridire un'altra volta? A me... Di quella lì non me ne frega niente! Ines, io non ti amo. Oh. Pronto, telefono amico? Sì, ascolto. Sì, ascolto, ma tu stai calma, eh? Voce da brivido caldo. Non ne azzecco una che una. Sì? Mi perdo i pezzi per strada. Sì, sì. La mia è un'esistenza tenuta insieme dalla pupù. Mm, sì, sì, va bene, ma adesso calma, no, adesso calmati. Adesso ti calmi, chiudi il gas e mi dai il tuo indirizzo, così vengo a consolarti, eh? Sì, sì, se c'ha il fisico come la voce. Se una di queste sere ti telefono io, non venire a salvarmi. Sarebbe inutile salvare 68 kg di pupù. No, c'è ragione. Sì, 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 parla, sfogati, parla. Voglio morire, non ce la faccio più. J'en ai marre de ma vie, basta con ma brutta vita. Mi sa che è una gnocca. Adieu! No, mi sa che è Françoise. 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 Oh, Giacomino. Mi hai fatto prendere uno spavento. Ma sei scema a volerti ammazzare? Quello porco di Calogero è scappato con i miei soldi. Non ti preoccupare, ti rido io. E anche con i tuoi. Ah. Ma guarda, adesso non me ne frega niente, né di Calogero né dei soldi. Ma perché non mi hai detto che tu... Giacomino, che fai?
Prima tu mi salvi la vita, dopo tu mi soffochi. Françoise, ti devo dire una cosa che mi è venuta in mente così en passant. Anche io ti devo dire una cosa. No. Questa volta te la dico prima io. Ti amo. Oh, scusa la banalità, Ma hai rubato quello che io volevo te dire io. E adesso cosa facciamo? Ma possiamo cercare di vivere io e te, fortuni e contenti per tutta la vita. Fortuni? Solo per tutta la vita? Ma che cosa ci manca? Io e te, tu e me, abbiamo una casa? No! E il guru disse, vai dove si addormenta il sole, insegna alla gente la parola di Vishnu, parla alle piante, dividi la tua gioia con le stelle. Uè ragazzi, fuori dalle balle, mi serve l'appartamento, fondo una comune. Guardate che panorama, e poi dicono che i giovani non trovano casa, le case ci sono. Sono i giovani che mancano, quelli con la fantasia e con la tenda. Ma sarai quello giusto? Sì, sì, ora t'aggiusto io a te. Non posso più restare, ho già quasi 30 anni. Ci sono i miei amici che tra un po' sono nonni. Arriva l'occasione e io la chiappo al volo. Finalmente vado a vivere da solo. Sono stufo di sentirmi dire trattolino. Sono sviluppato, posso avere un bambino. La fila di sbarbate che mi vogliono per loro, ho deciso. Vado a vivere da solo. Ho la mia libertà e la vita da mio papà. Mi paga un bel appartamento e io ci vivo dentro. Telefono a Gentina, fa